Siamo con Mario Lascagno, centrocampista dell'Ololai, l'ex di turno qui a Unifedi. Mario, 4-1, sconfitta pesante, che cosa non ha funzionato? Beh, forse... Allora, partiamo dal principio che abbiamo fatto le ultime tre partite alla grande, siamo andati benissimo, abbiamo messo in difficoltà squadre come il Baunei, l'Icnos, abbiamo vinto l'ultimo secondo, col Baunei abbiamo perso ma non abbiamo sicuramente meritato di perdere, probabilmente oggi abbiamo sbagliato l'approccio sicuramente, e nonostante questo però complimenti all'Unifedi perché ha meritato sicuramente la vittoria, ha messo qualcosa in più di noi in campo, e 3 punti per loro. Speriamo che perlomeno gli servano per la salvezza. Certo, certo, tu che insomma qui a Unifedi hai giocato partite importanti, ecco, la vostra squadra sicuramente deve migliorare dal punto di vista difensivo, perché quando avete la palla la sapete giocare, andate negli spazi, invece quando dovete difendervi vi fate infilare troppo spesso, oltre il gol avete concesso anche altre occasioni. Sì, sì, oggi potrà finire dalle 4 rettine, probabilmente ne avremmo anche potuto prendere anche altre, di più, forse. Cioè. Però il problema non è, forse non è solo dal punto di vista difensivo, perché magari attribuire le colpe solo alla difesa è troppo semplice quando prendiamo 4 reti. Forse oggi non siamo partiti benissimo dall'inizio. La mentalità giusta, mentalità forse, giusta, anche se è vero che comunque tutte le partite noi stiamo, quando vinciamo le partite le vinciamo o 3-2 sempre soffrendo, o 4-3 o 2-1, non esiste partita che non prendiamo rete. Sicuramente no, ci manca un po' di equilibrio, perché probabilmente con un po' più di equilibrio saremmo stati, avremmo avuto sicuramente quei 6, 7, ma anche 8, 10 punti in più che probabilmente ci avrebbero lasciato in alto della classifica. Certo, certo. Equilibrio invece che non manca in vetta alla classifica, dove insomma ci sono tante squadre in lotta, qual è la tua favorita? Beh, io per sinceramente per come sto vedendo le partite, come sto vedendo il campionato quest'anno, non c'è una la mazza campionato, non c'è una squadra che probabilmente è superiore a tutte. Noi appunto perdiamo qualche colpo diciamo con le squadre tra virgolette più di bassa classifica, di bassa classifica. Poi quando incontriamo le squadre di vertice, diciamo Baunei, Lothorai, Icnos, abbiamo fatto sempre bene, abbiamo sempre dominato contro queste squadre, e o vinciamo o diciamo pareggiamo. Poi quando arriviamo questi scontri con le squadre cosiddette piccole, soffrite di sbagliamo più l'approccio, però nonostante questo, secondo me Baunei è la squadra probabilmente tra le più attrezzate per forse la più continua, ecco. Anche se il Milano Sardo in casa sembra che non perde un colpo, avvantaggiati esatto, sicuramente anche dal campo. Certo, certo. Hanno... Ecco, tu ormai giochi da tanti anni in questo campionato, quali sono i giocatori più forti di questo girone? Un girone nel quale, tra l'altro, non essendoci fuori quota obbligato, insomma, ci sono tanti giocatori esperti che sanno sempre dare del tuo al pallone, no? Sì, sì, sicuramente ci sono tanti giocatori esperti, abbiamo visto adesso Ivano per esempio oggi si è fatto sentire, ha fatto tre gol, la sua esperienza con 3 reti, ma diciamo che giocatori diciamo di categoria anche superiori li abbiamo anche noi nella nostra squadra, probabilmente hanno giocatori buoni di esperienza anche Baunei stesso, la Icnos stessa ha dei buoni giocatori, ma probabilmente io avrei puntato moltissimo su ragazzi del posto che ci sono qua all'Ollai, considerando anche il fatto che molti giocano fuori, se solo diciamo 2 o 3 diciamo di quelli che giocano fuori tornerebbero diciamo alla base. Sì, certo, se tornassero qua sicuramente non ci sarebbe certo, come Michele Lostia, ovviamente Fratelli Lado, certo, certo, il portiere, certo, ma insomma a questo punto dovete vivere la giornata, visto che le prime posizioni sono molto lontane, no? Sì, sì, le prime posizioni sono molto lontane, però ripeto, è un campionato stranissimo, noi siamo rimasti 1 mese e mezzo senza vincere, 6 partite se non sbaglio, e nonostante queste, facendo 2-3 risultati ultimamente siamo arrivati nuovamente a 7 punti dalla seconda in classifica, mancavano fino ad oggi 9 partite ancora, certo. Per cui sicuramente non potremmo sperare chissà quanto di rimanere ai vertici della classifica, però perché ci sono tantissime squadre davanti a noi, poi adesso domenica ci aspetta un altro derby con l'Orani, altra ex squadra tua, ogni partita, una battaglia ovviamente, sì. Benissimo Mario, ti ringraziamo, comunque faccio un complimento all'Ololai perché è una squadra insomma che ha sempre il solito spirito battagliere, soprattutto cerca di giocare a pallone anche in seconda categoria, in grande in bocca al lupo per le prossime partite, ovviamente già dal derby con l'Orani. Grazie Clip il Lupo, complimenti a voi per il lavoro. Grazie.